maresciallo Marco Dainese, è stata sgominata una banda di rapinatori che era operante in Valle Stura. Come agivano questi criminali? Avevano una notevole capacità di organizzarsi e di riorganizzarsi. Dalla loro base logistica in Torino raggiungevano le nostre valli per poi compiere efferrati delitti in danno delle abitazioni, in danno di autovetture di grossa cilindrata, non disdegnando i comprensori sciistici e le cassaforti che ivi erano custodite. Quali sono stati i comprensori sciistici colpiti? Frabosa Soprana, Limone Piemonte e gran parte dei comprensori sciistici della Val d'Aosta. In un'occasione è stata usata anche una tecnica particolare per rubare una cassaforte. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'accolito, i rappresentanti di esso, hanno pensato bene, una volta impossessatisi della cassaforte, di collocarla sopra gli sci e quindi di scendere da monte fino a valle con la cassaforte appena rubata. Quali erano le altre attività di questa organizzazione criminale? Furto in abitazione, furto di autovetture di grossa cilindrata e anche prostituzione in danno di una giovane cittadina rumena in Torino.